Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Liberatori, sono il dirigente dell'ufficio meccanica dell'ICE Agenzia, cioè quell'ufficio che si occupa di promuovere, di sostenere le imprese italiane dei vostri settori, dei settori dei beni strumentali. Prima di fare anch'io la mia piccola introduzione, naturalmente oltre a salutare voi tutti, mi preme in prima battuta ringraziare i partner che sono poi rappresentati a questo tavolo, partner che ci hanno aiutato nell'organizzazione di questo appuntamento, quindi l'Università Luke Castellanza Cattaneo, nella persona del rettore Walter Lazza, il professor Alessandro Sinatra, che è stato un po', come dire, il nostro punto di riferimento organizzativo e anche concettuale per mettere in piedi questo seminario, questo convegno, e poi naturalmente Federmacchine, ringrazio il dottor Mariotti, che è partner da tempo dell'agenzia su un progetto speciale proprio rivolto ai settori della tecnologia industriale che voi rappresentate. Cosa noi intendiamo rappresentare con questo appuntamento? Noi vogliamo oggi esaminare, tra le altre cose, oltre alle, come dire, alle opportunità e i motivi di investimento che ci illustrava il console generale, che ringrazio insieme al programma Select USA del governo americano, con il quale noi contiamo di avviare una collaborazione stabile e strutturata nei prossimi mesi, ma quello che noi vogliamo è far conoscere e esplorare un po' i numerosi fattori che stanno spingendo, voi sicuramente lo sapete meglio di noi, stanno spingendo negli ultimi anni, direi, almeno nell'ultimo quinquennio, ma in maniera accelerata negli ultimi 2-3 anni, stanno spingendo le aziende americane a riportare le loro produzioni negli Stati Uniti. Dopo qualche decennio di delocalizzazione nei paesi dell'Estremo Oriente, naturalmente spinti da motivi di fattori competitivi, a costi più convenienti di quelli che era possibile spontaneo negli Stati Uniti, quindi un costo del lavoro, un costo dell'energia. A seguito un po' dello sviluppo della tecnologia di estrazione del shale gas, shale oil, e quindi l'abbassamento dei costi di energia a livelli non molto dissimili da questi paesi nei quali si era delocalizzato, costi del lavoro competitivi stanno inducendo le aziende americane a riportare le loro produzioni manifatturiere all'interno del paese. Quindi in questo senso noi abbiamo intravisto una grossa opportunità per le aziende italiane che, come dicevano anche i relatori che mi hanno preceduto, ha sempre rappresentato per le aziende di questo comparto uno dei mercati più importanti, soprattutto in questo momento in cui il mercato interno da ormai diversi anni, a seguito della crisi che stiamo attraversando, ha rappresentato sempre una valvola di sfogo e ha consentito a molte aziende non solo la sopravvivenza ma lo sviluppo, e di questo ne è testimonianza il fatto che esistono decine, direi centinaia di aziende che sono già radicate nel mercato americano. Quindi in questo senso riteniamo che per le aziende italiane questo fenomeno rappresenta una grossa opportunità. Le produzioni americane si stanno riposizionando su un advanced manufacturing, quindi la tecnologia italiana, le macchine italiane, la flessibilità che noi siamo in grado di offrire ai nostri partner americani può sicuramente consentirci di cogliere queste opportunità in maniera molto, molto vantaggiosa. D'altra parte, appunto, l'ICE è stato in questo senso un po' pionieristico, perché infatti con Federmacchine abbiamo da diversi anni, da una decina d'anni, sviluppato proprio un progetto speciale di promozione tecnologica che prende il nome di Machines Italia, che aveva proprio questo obiettivo, cioè di far cambiare la percezione nell'addetto ai lavori americano, ma anche nell'immaginario collettivo, nel grande pubblico, quindi creare un'associazione di idee tra Italia e tecnologia. In America il Made in Italy è conosciuto e valorizzato, ma spesso è più collegato alla moda, alla cucina, alla cultura, all'arte, che sono sicuramente eccellenze che noi abbiamo. Però si tratta adesso di creare una situazione stabile, appunto dico nel grande pubblico, anche a livello di istituzioni scientifiche e di ricerca, quindi proviamo anche a internazionalizzare i nostri elementi di innovazione e di ricerca applicata. Si trattava di creare questa associazione, questo abbinamento tra
tecnologica, quindi eccellenza tecnologica e tale che non sempre era, era presente. Quindi la giornata di oggi, che si sviluppa appunto in una sessione mattutina che vede l'intervento di esperti e di diciamo, rappresentanti anche degli stati americani che illustrano quali sono le opportunità di investimento nei loro stati e delle istituzioni italiane presenti, cioè il nostro ufficio di Chicago che è stato un po' come dire il catalizzatore di questa di questo appuntamento, la presenza di Siemens, vogliamo dare dei suggerimenti veramente pratici, concreti, che possano consentire, dare alle aziende, a voi che siete qui presenti, elementi per valutare l'opportunità di un radicamento o comunque per verificare se ci sono le condizioni di investire o comunque di guardare al mercato americano per una presenza più diretta. Diciamo che questo appuntamento fa parte di una collaborazione che stiamo avviando, che abbiamo avviato con appunto Syracuse, questo programma del governo federale americano, del Dipartimento del Commercio, che si propone appunto di attrarre, incrementare diciamo, gli investimenti esteri in America. E per questo pensiamo di consolidare questa collaborazione in una forma più anche radicata, strutturata, affinché ICE per parte italiana e Select USA per parte americana possano diventare un po' il gate d'ingresso, l'interfaccia delle nostre aziende e delle aziende americane che vogliono sviluppare appunto questi rapporti economici bilaterali. L'ICE Agenzia infatti affianca da sempre, ma in questo momento in maniera particolare, ha i tradizionali compiti, il proprio mandato di promozione commerciale, quindi essenzialmente promozione dell'export, che naturalmente continua a far parte della nostra attività, anche un'attività di promozione degli investimenti esteri, investimenti italiani all'estero e di attrazione degli investimenti esteri in Italia. Quindi in questa logica si colloca anche il nostro intervento. E concludo dicendo, augurandomi naturalmente buon lavoro e sperando che oggi con gli appuntamenti B2B e del pomeriggio riuscirete a trovare le risposte che cercate. E volevo anche di nuovo ringraziare l'Università di York con la quale, nell'ambito sempre di questo progetto speciale Nascenza Italia, e sempre appunto per come dire, rafforzare l'immagine della tecnologia italiana non solo negli Stati Uniti ma nel mondo, e contiamo di organizzare, quindi anticipo questo appuntamento, contiamo di organizzare alla fine di questo mese, che si concluderà all'inizio del mese successivo, questo appuntamento di Technology Awards, che sono appunto dei premi che noi assegniamo ogni anno agli studenti laureati o laureandi delle facoltà tecniche dei diversi paesi che di anno in anno andiamo a individuare, diciamo, appunto ai quali che premiamo, i quali invitiamo in Italia, li facciamo visitare le aziende del nostro paese, li facciamo fare le sessioni formative presso le università italiane, in questo caso appunto la Università Luke, e quindi anche questa è un'altra, come dire, modalità di promozione indiretta del Made in Italy, della tecnologia italiana, della meccanica italiana, rispetto a quelli che saranno i manager, i decisori di acquisto del domani delle aziende americane, ma non solo, perché questo programma prevede l'invito di 50 studenti che vengono dall'area NAFTA, quindi Stati Uniti, Canada e Messico, ma anche da India, da Russia, e altri anni abbiamo coinvolto anche altri paesi. Quindi, ti ringrazio tutti, vi auguro buon lavoro, ridò la parola al dottor Lazzi.